Memoria sì. Di Edoardo, di una cultura politica che nutra l'attività di amministratori di visioni adeguate, di solidi orizzonti etici per il servizio del bene comune. Benissimo, e diciamo questo sono temi di una certa rilevanza, è un tema fondamentale questo, delle caratteristiche di un sindaco, non per ripeterci, ma per vedere anche un altro angolo visuale insieme a questo di Don Gerardo. E poi aggiungiamo, ecco, una duplicità in queste domande: la caratteristica principale del sindaco e anche cosa si è discusso, di cosa c'è bisogno di discutere rispetto ai programmi. Professor Mainolfi. Impegnativa la domanda. L'amministrazione, più che il sindaco, deve lavorare per far fare alla società dei passi in avanti. Quindi le caratteristiche che deve avere un sindaco: la passione per la politica, siccome la politica è lo strumento per risolvere i problemi, deve conoscere i problemi e deve cercare di risolvere i problemi partendo da una base di valori, e non tutti possono essere buoni sindaci se non ci sono buoni valori alla base. Quindi buoni valori, conoscenza, passione, queste sono le caratteristiche importanti. Il sindaco non si fa per un tornaconto personale, ma per stare a servizio della comunità, in senso positivo, non in senso negativo, che abbiamo avuto tanti sindaci che non hanno fatto, era meglio se non facessero, se non essere fatti sindaci. Beh, queste sono secondo me le caratteristiche. D'altra parte, se guardiamo l'Italia, dove i sindaci avevano queste caratteristiche, lasciate dei buoni corpi, hanno consentito alla società di avanzare, crescere e migliorare. Io ti faccio sempre riferimento al tipo di sviluppo tosco-emiliano, dove c'è stata cultura, economia e abbiamo una società con meno problemi delle altre. Non so se... Perfetto, e soprattutto diciamo entrambi queste visioni della vita e delle caratteristiche del sindaco, entrambe molto sintetiche. È proprio così che noi vogliamo portare avanti il discorso di questa trasmissione, anche perché poi ci deve essere un momento pure di memorizzazione di quello che si dice. E i discorsi troppo lunghi poi non vengono più seguiti, e però la filosofia naturalmente ci porta a discussioni lunghe. Professor Baldassarre, adesso il cittadino cosa può fare dopo che ha votato, no? E ha scelto quello che ha scelto, bene, male, non lo so, ha scelto Paolo Foti. Adesso il cittadino cosa deve fare per aiutare Paolo Foti nel suo percorso? Innanzitutto bisogna dire questo, che la democrazia non si limita soltanto al voto. Il voto non possiamo assolutizzarlo. E la partecipazione può avvenire anche nel riunirsi in gruppi di cittadini, fare delle proposte. È il guaio, secondo me, della politica. È vero, sì, Mainolfi, quando la politica si limita ad assecondare la realtà e non a trasformarla, e quindi manca una progettualità e uscire anche dai moralismi, dal moralismo, perché quando non ci sono idee si butta tutto il discorso sul moralismo, e che secondo me è negativo. Poi un'altra cosa, non ci deve essere una eterna campagna. La campagna elettorale è finita,
lo diceva anche Francesco De Santis nell'Ottocento, finita la campagna elettorale adesso bisogna amministrare, e quindi essere aperti, dialogare con tutti, recepire tutti i suggerimenti, e non può però la politica ridursi a una mera gestione dell'ordinario. E io sono d'accordo con Don Gerardo quando parlava, anche citava il documento. Il problema è che la politica non deve guardare soltanto gli interessi, le esigenze, i bisogni che ci sono, sono anche prepotenti e urgenti, ma la politica deve avere l'idealità, perché quando manca l'idealità non abbiamo più politica, non abbiamo più la città, la polis. Avellino ha bisogno di cultura. Adesso stanno facendo, si sta parlando della piazza, ma perché non si dice tanto recuperare le radici, recuperare, poi alla fine nella piazza non c'è spazio per un monumento a Francesco De Santis? Ma possibile? Avellino che vuole essere capoluogo, ma capoluogo di che se non c'è la cultura? Non si costruisce il futuro senza il passato.